Ogni minuto la mia texture pack cambia nelle Bedwars. Sono qui e sono pronto per sclerare insieme a voi. Perché ragazzi, giocare le Bedwars e ogni minuto la texture pack cambia è davvero una cosa incredibile. Per questo vi dico di lasciare subito un bel like, di iscrivervi se siete nuovi, attivare anche la campanellina e soprattutto commentate con la vostra texture pack preferita che avete visto. Non perdiamo altro tempo, andiamo direttamente nella prima partita e vediamo un po' come andrà a finire. Benissimo, ora farò partire un timer di un minuto che alla fine mi ricorderà di cambiare la texture pack. Partiamo appunto con una texture pack default e direi di far partire il timer. E il timer è partito ragazzi, lo potete vedere sopra la mia webcam. Ogni minuto la mia texture pack si cambia. Praticamente ragazzi, se sto fightando o sono in una situazione comunque tra virgolette brutta, la mia texture pack ragazzi verrà cambiata. E fidatevi che non è molto, ma molto semplice. Anche perché già partiamo che mi stanno attaccando. Il letto lo perdiamo direttamente, benissimo, e lui è caduto nel void. Mancano ancora 30 secondi, quindi non c'è un problema. Dobbiamo solo aspettare, secondo me, prima di attaccare questi 20 secondi che rimangono. Mancano 10 secondi ragazzi, mancano 10 secondi. E ora è arrivato proprio il momento di cambiare la texture. Ed eccoci qui, siamo con una texture pack. E come potete vedere il timer si è resettato, quindi tra un altro minuto dobbiamo ricambiarla. E lui è morto. Naturalmente vi lascerò tutte le texture pack che sto utilizzando qui sotto nella descrizione se appunto volete utilizzarle. Fare questa challenge è davvero molto molto difficile, ma noi ci proviamo. Allora, direi appunto che dobbiamo sparire effettivamente da qui, perché ragazzi siamo in una situazione davvero molto brutta in cui c'è il grigio che ci vuole morti e il bianco stessa cosa. Mancano 20 secondi per il prossimo cambio della pack e sta arrivando di nuovo il bianco. A questo punto torniamo un attimo indietro e direi di aspettare almeno una spada in ferro. Vi dico almeno, perché fidatevi che ci servirà. È passato un altro minuto ed ho cambiato la texture. Praticamente ci sono varie versioni di questa texture. Rimane tra virgolette sempre la stessa, ma cambia solo il colore principale. Questa qui è la versione acqua. Come potete vedere infatti le spade sono cambiate, sono diventate tutte colore azzurro acqua, come volete chiamarle. E tra altri 30 secondi ragazzi la nostra texture pack cambierà. Cioè capite che veramente siamo in una situazione che vincere le partite in questo modo è davvero difficile. Prendiamo intanto questo diamante che c'è qui. Direi un attimo di avvicinarci verso il centro, anche perché tra 10 secondi la nostra texture pack si cambierà. Morto. Un altro minuto è passato e siamo con una nuova texture. Ma che texture è? Non lo so ragazzi, perché sono texture casuali, quindi non chiedetemi a me che texture pack sto utilizzando, perché non ve lo so dire effettivamente. Signor azzurro, lei deve un po' morire per favore. Comunque le spade di questa texture pack mi piacciono, non sono male. C'è il giallo davanti a noi che secondo me conviene tipo killarlo in qualche modo se riusciamo. Morto, benissimo, prendiamo gli altri diamanti che possiamo farci una sharpness e una protection. In più abbiamo 6 smeraldi, che è una bella spada in diamante. Ok, tra 10 secondi ragazzi c'è il cambio della texture. Intanto sharpness e protection. Droppiamo questa spada qui e facciamo spada in diamante, mele, fireball e blocchi. Benissimo, nuova texture per noi ragazzi. È passato un altro minuto, quindi occhio, perché ragazzi ora si fa complicata qui la situazione. Abbiamo il signor giallo davanti e secondo me ragazzi conviene attaccarlo, anche perché abbiamo 30 secondi per attaccarlo e ucciderlo. Dobbiamo riuscirci. Morto. Il letto lo perde. 20 secondi ragazzi per final killarlo. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Vieni qui. Morto. Benissimo, benissimo, benissimo. E un altro minuto è passato ragazzi e siamo con una nuova texture. Mancano un po' di team ancora. Noi non abbiamo il letto. Il blu è letto e il rosa è letto. Dobbiamo sfruttare questo minuto che abbiamo appunto per farmare nuovi diamanti e farci altri potenziamenti. Allora qui abbiamo 4 diamanti che possiamo utilizzarli per farci intanto la protection a livello 2, che secondo me è molto molto utile. Anche perché ragazzi ora mancano 30 secondi, quindi sfruttiamo questi 30 secondi per fare dei potenziamenti. Altro minuto passato e ci siamo, siamo con una nuova texture. Mamma mia ragazzi, se diventa complicata qui la situazione. Allora abbiamo il grigio davanti che secondo me ora dobbiamo final killarlo. Prendiamo l'invisibilità, benissimo. Ok, è final kill, morto, benissimo. Altri 30 secondi per noi ragazzi prima del cambio di texture e siamo rimasti in 3. Dobbiamo a questo punto andare a rompere il letto al blu, perché è l'unico rimasto con il letto. Abbiamo il bianco davanti ragazzi e in 20 secondi dovremo final killarlo, cosa che secondo me ragazzi è difficile fare. Ok,
Morto, morto, morto. È morto, benissimo, benissimo, benissimo. Bene così, ragazzi. Altro minuto passato e dobbiamo, secondo me, ora andare a farci intanto una protection livello 3, perché ragazzi, diamanti li abbiamo farmati, più un manic miner. E in più dobbiamo prendere, mamma che brutta questa spada di diamanti di questa pack, prendiamo un ender pearl, delle mele, una fireball e altri blocchi. Ragazzi, rimane solo il blu. Ci avviciniamo alla vittoria. Non dobbiamo morire per nessun motivo ora. La base del blu è quella lì. Abbiamo 15 secondi a partire da ora, prima del cambio texture. Intanto direi di buttare questa fireball, salire un pochettino. Ho rischiato, ho rischiato. Altro minuto, ragazzi, passato. Altra texture. Oh mio Dio, ragazzi. Abbiamo il blu sotto di noi, ragazzi, che dobbiamo killare subito. Ok, è morto? No? Non arriverà sopra di noi. Benissimo, rompiamogli il letto. Bellissima anche questa texture che stiamo utilizzando. E ora in 40 secondi dobbiamo finalizzarlo. Subito, ragazzi. 40 secondi, abbiamo vinto. GG! Ce l'abbiamo fatta. Ogni minuto la nostra texture pack, ragazzi, è cambiata. E noi, nonostante tutto, siamo riusciti a vincere. Voglio uno spam di GG qui sotto nei commenti. E ora come ora, dobbiamo però andare a fare, secondo me, un secondo game. Quindi voliamo nella seconda partita. Benissimo, naturalmente si riparte, ragazzi, con l'ultima texture pack che abbiamo utilizzato. Quindi in questo minuto di texture, secondo me, conviene intanto bardare il letto molto molto tranquillamente. E poi, ragazzi, direttamente possiamo, secondo me, andare anche a prendere i diamanti. Naturalmente ci sono anche tante tante texture pack molto molto belle che ho scaricato, quindi sono contento di questo. Il letto l'abbiamo bardato, abbiamo questi 30 secondi che secondo me li possiamo sfruttare tranquillamente per andare verso i diamanti. Tra 10 secondi spona un altro diamante e a noi tra 10 secondi dobbiamo anche cambiare texture. Minuto passato, ragazzi, e abbiamo cambiato la texture. Allora, lì è spawnato un altro diamante, quindi secondo me conviene intanto farci un'armatura in ferro, in modo che poi possiamo farci la protection. È una cosa molto molto sensata, in modo che abbiamo sia l'armatura in ferro e poi anche la protection, che ci aumenta ancora di più l'armatura. Quindi, armatura fatta, spada, utensili, altri blocchi, e andiamo a prendere l'ultimo diamante che è appena spawnato. Nel mentre, come possiamo vedere, mancano 30 secondi, ragazzi, al cambio della texture. Sono spawnati altri due diamanti. Tra 20 secondi spawna il quarto, sapete che vi dico. Posiamo questo. In questi 20 secondi, ragazzi, secondo me ci conviene intanto iniziare il collegamento. Non farlo mai più. Aspettiamo, ragazzi, l'ultimo diamante qui. Benissimo, e torniamo in base a fare una bella sharpness. È cambiata la texture, ma noi abbiamo una sharpness. Quindi TNT, mele, potenziamoci ancora gli utensili. Prendiamo una TNT, una mela. Ora il verde sicuramente arriverà da noi. Noi abbiamo 37 secondi per appunto fightare il verde, che secondo me, ragazzi, potrebbero anche bastarci se lo riusciamo a killare. Mi ha buttato una fireball, però sono ancora vivo. Lui è anche ancora vivo. Saliamo. Diamo una bella hit a lui, benissimo. Lui ora scende ed è one hit. Benissimo, morto. Avanzano ancora 15 secondi da poter utilizzare per bene, con delle belle mine d'oro, altri blocchi. Mettiamo tutto da parte e, ragazzi, aspettiamo il cambio di texture per andare dal verde. Abbiamo perso il letto, ma la nostra texture è cambiata. Situazione molto molto brutta, devo dire, ragazzi, anche perché ora non abbiamo più letto. E io vi ricordo che ogni minuto la nostra texture cambia, come appunto potete vedere. Quindi sta diventando tutto più difficile. Il team che ci ha rotto il letto, ovvero il rosso, ragazzi, è praticamente morto. Ma sta arrivando il team acqua. Ok, io ci provo. Abbiamo praticamente, ragazzi, fatto tutto col tempo giusto. Ebbene, un altro minuto è passato, ragazzi. Abbiamo il pink davanti. Dobbiamo, secondo me, andare almeno a prenderlo. Abbiamo ancora 50 secondi, quindi il tempo ce l'abbiamo per killarlo. Ha messo una mano nel fatic. Dobbiamo fightarlo per bene, anche perché no, 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 no. Lui è messo sicuramente meglio di noi. Ok. Morto. Gli rompiamo il letto, ragazzi, ma non so se riesco appunto a final killarlo. No! No! Per pochissimo, ragazzi. Dobbiamo concludere però con l'ultimo game e dobbiamo assolutamente vincere. Un minuto ce l'abbiamo. Si riparte con l'ultima texture e ora, ragazzi, dobbiamo cercare di vincere. La lana l'abbiamo, il legno l'abbiamo e con questo minuto, ragazzi, direttamente possiamo bardare. Fatemi sapere la vostra texture preferita, che appunto avete visto fino ad ora, e noi che siamo caduti. Abbiamo altri 15 secondi, ragazzi, direi di finire appunto il ponte. Non riusciamo ad arrivare in 15 secondi dall'altra parte, però almeno possiamo provarci. Ok, abbiamo cambiato la texture, ragazzi, come potete vedere. C'è il blu qui. Signor blu, devi per forza morire, per favore. Benissimo. Il tempo ce l'abbiamo, ragazzi, senza problemi. Abbiamo i nostri 40 secondi. Letto rotto. E ora, ragazzi, secondo me dobbiamo anche final killarlo, vero?
morto. GG. Abbiamo 20 di gold, ragazzi. Sapete subito cos'è: armatura in ferro, spada in ferro. Potenziamoci tutti gli utensili, altri blocchi. E ora possiamo anche andare a prendere, secondo me, i diamanti. Altro minuto, altra texture. Abbiamo noi 4 diamanti. Bene, bene, bene. Direi appunto di andare a prendere tranquillamente una bella sharpness, perché tanto, ragazzi, il tempo ce l'abbiamo. Quindi direi di andare o dal team grigio, che comunque è il più vicino per ora. Abbiamo 10 secondi, ragazzi, per rompere il letto. Abbiamo 10 secondi per rompere il letto. E la texture è cambiata. Quindi spada in ferro, altre mele, altri blocchi. E ora dobbiamo, secondo me, cercare subito il team grigio e vedere appunto dov'è. Lì vedo delle particelle, potrebbe essere anche lì. Proviamo ad andare, anche perché il rosa non c'è. Quindi per forza è lui. Esattamente, l'abbiamo killato. Tra altri 10 secondi cambia la texture e siamo rimasti in 3 team: io con il letto, il bianco con il letto e il giallo senza letto. Nuova texture per noi, ragazzi. Abbiamo il bianco davanti a noi, l'unico team oltre a me con il letto. Quindi secondo me, no. Abbiamo appena perso il letto, abbiamo il bianco anche davanti. Dovremmo cercare di non morire. 40 secondi, ragazzi, prima del cambio texture. Quindi secondo me dobbiamo o muoverci a killarlo, se riusciamo. Esatto. Benissimo, morto. Ok, abbiamo il giallo lì. Secondo me, ragazzi, dobbiamo correre a prendere il giallo e fino a killarlo. Quindi torniamo indietro, sharpness per noi. Dopodiché, ragazzi, andiamo direttamente verso il giallo, perché il giallo non ha altri collegamenti in quella base. Quindi protection. E ora dobbiamo andare ad attaccare il team giallo. Ok, ma cos'è questa texture? Una texture di Roblox. Ma oddio, il giallo dietro. Ok, non possiamo morire. Ha messo una TNT? Signor giallo, non puoi scappare, dai, signor giallo. Ok, un hit io l'ho data. Morto, è morto, è morto, è morto, benissimo. Rimane solo il bianco. E abbiamo 20 secondi prima dell'altra texture. Quindi la base bianca è verso di lì. Fireball jump, il bianco è lì e la sua base è lì. Nuova texture per noi, ragazzi, perché è passato un altro minuto. Oddio mio, stavo per morire. Abbiamo 50 secondi intanto per fare il primo fight. Morto? Oh! Non ho tanta vita, me la darò subito. Sì! Abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta. Ragazzoni, ce l'abbiamo fatta. Nonostante che ogni 30 secondi la nostra texture cambiava, siamo riusciti a vincere. Naturalmente fatemi sapere altre challenge che volete vedere qui sotto nei commenti. Bombardare questo video di like. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Vi aspetto anche questa sera alle 19 streaming. E vi saluto, vi auguro una buona giornata. Bella.